la parola ancora un attimo ad Alessia, da capitano, insomma, un annuncio che tutti gli amici delle farfalle, i tifosi di Busto aspettavano. Tra l'altro ringrazio la regia che è andata a pescare delle immagini che per voi rimarranno nel cuore, penso, per molto tempo, la vittoria dell'anno scorso in Cell Cup. Per te, Alessia, sarà la quarta stagione riconfermata, sei entrata nel cuore di tutti i tifosi degli amici delle farfalle, sia come l'aspetto tecnico, ovviamente l'avete dimostrato sul campo, ma anche proprio umanamente sei entrata nel cuore di tutti i tifosi di Busto. Sì, in poco tempo, tra l'altro. Sì, ma la vedo come una grande opportunità che mi ha dato la società, e sono davvero contenta di, soprattutto in questo momento difficile, di poter dire che insomma per un altro anno sarò a Busto. Sono veramente contenta. E sì, sarà il mio quarto anno e per me è davvero un grande traguardo, perché non avevo mai giocato per così tanto tempo in una squadra, quindi insomma ne vado molto fiera e sono convinta, spero che ovviamente che ci potremo divertire ancora tanto insieme, perché come dico sempre a Busto si trova tanta professionalità e tanta umanità nello stesso posto e non è così comune, quindi la mia scelta è stata abbastanza facile, ecco. E voi due, cioè Alessia, e passo la parola a Giulia, siete i due pilastri. Giulia, se non sbaglio, sarà prossimo anno la settima stagione tra la prima parte del triplete e queste due stagioni passate. Siete voi due i cardini, e insomma, quindi ti vedremo ancora. Una domanda volevo farti: preferisci Leo Giallo, la Leo Giallo o la Farfalla Tigre come soprannome? Ma mi piacciono tutti e due, ti dico la verità, quindi potete scegliere. Farfalla Tigre mi piace perché è bello, grintoso. Però anche Leo Giallo, alla fine il giallo è diventato il mio colore, cioè tutti mi identificano così. Mi piace, la mia settima stagione con questa maglia è praticamente nata con me, quindi la porto veramente nel cuore, davvero. È una grandissima emozione, sono stracontenta di poterla indossare ancora e essere rimasta insomma in questa società in cui mi sono sempre trovata bene, ho fatto metà della mia carriera, li ho fatti tutti gli anni, tantissimi anni ho fatto qua, sono proprio felice. Guarda, ti faccio una domanda che forse la risposta ce la darà dopo Alessandro, però la faccio prima a voi due. Come un film, diceva Il curioso caso di Benjamin Button, poi mentre ci vediamo alcuni dei salvataggi che avevo clippato nella stagione scorsa e di quest'anno, che sono fenomenali. Ma voi più passa il tempo e più sembrate più consapevoli dei vostri mezzi, più forti, è la testa e l'esperienza che riuscite a limitare gli errori, o siete più calme nei momenti topici, oppure ringraziamo Alessandro, il preparatore, che vi tiene sempre stra in forma? Non diamogli troppi meriti a Mattiroli, che sennò si monta la testa, ma io non mi sento vecchia, anche se un po' no, certo. Un po' la carta d'identità dice che sono io e Giulia siamo da 2 anni ormai le due più vecchie della squadra, più o meno, e quindi dobbiamo fare i conti con questa cosa. Però mi piace avere questo ruolo di responsabilità, anche se in realtà poi, cioè almeno io posso parlare anche per Giulia perché la conosco, e insomma siamo due ragazzine quando siamo in palestra, cioè ci divertiamo come il primo giorno, quindi sì, è vero, hai ragione, comunque mi piace questa definizione, la Benjamin Button, usiamola. Okay. Ma comunque l'ansia da prestazione c'è sempre, come c'era i primi anni c'è adesso, quindi nonostante sia cresciuta tanto, perché come dice Alessia, adesso io sono la più vecchia della squadra, però è bello, è anche perché quell'ansia lì che ti fa stare lì con la testa e ti fa fare cose che, cioè, se sei tranquilla magari non fai, invece sono ancora emozionatissima quando entro in campo. Tra l'altro, Alessandro, tu non so se segui spesso le dirette che stiamo facendo, a me piace fare un po' delle sorprese, andare a cercare dei video un po' vecchi, e la sorpresa oggi la faccio un po' a te, parlando sia di Busto che di Nazionale. Vado a prendere un video in cui tu ci spieghi esattamente perché è molto utile potersi allenare e preparare il fisico delle pallavoliste,
sia con i pesi e poi quindi vado un po' a lanciare questo video qua che ci spiegavi già 7-8 anni fa. Sentiamo un po'. Vediamo un po' se ce l'abbiamo. Poi facciamo apro e chiudo e poi facciamo questo. Ok? Con la mano voi, non col gomito, ok? Da signorine con la mano. Il gomito da maschietti o la mano da signorine. 3, 2, 1, vai! Mattiro Alessandro, preparatore atletico, Club Italia Femminile 2012-2013. L'importanza di fare pesi è lo sviluppo strutturale della parte alta, della parte bassa, comunque che è la cosa che serve per la prevenzione, diciamo. Nel senso che i pesi nella pallavolo servono soprattutto a scopo preventivo. Creare una struttura significa creare equilibrio muscolare, creare compensazione e permettere loro di potersi allenare con la palla, di fare 100, 200 colpi, 300 colpi allenamento senza che abbiano dei problemi diciamo alle strutture articolari. E la massa diciamo aiuta per queste cose qua, perché la massa e l'equilibrio muscolare fanno sì che la struttura lavori in maniera ordinata. Sara Bonifacio, centrale, stagione 2012-2013. Beatrice Berti, centrale, stagione 2012-2013. Alessia Orro, libero palleggiatore, Club Italia 2012-2013. Ecco, sono andato un po' a riprendere anche giocatrici protagoniste quest'anno a Busto Arsizio, e per te farle crescere e averle poi ritrovarle anche nei club penso sia una grande soddisfazione. Assolutamente. Avete fatto un po' impallidire, perché vedete sti video mi fa un po' vergognare, però no, anzi, sono belle cose, dai. Volevo fare la premessa proprio per spiegare come, purtroppo non potendo stare in palestra e allenarsi veramente col pallone, con gli esercizi che di solito fate sul campo, però si possono fare degli esercizi un po' alternativi che ora ci andrei a spiegare anche a casa, anche se non è la stessa cosa, giusto? Sì, diciamo che la premessa a questo lavoro va fatta, perché è importante che la gente a casa capisca che questi lavori che noi ora andremo a fare sono un lavoro particolare data la situazione. Non vogliono certo sostituire quello che è il lavoro di pesi e che si fa con la ghisa di forza, che necessita di ferro, di ghisa, insomma di un'attrezzatura a disposizione. Ecco, non vuole assolutamente essere un'alternativa a questo, è semplicemente un lavoro dettato dal momento e dalle condizioni. Uno a casa non può fare molto, ma qualcosa può fare per mantenere il corpo, diciamo, almeno la tonia, ecco, se non proprio la massa muscolare, ma almeno la tonia e la condizione aerobica per potersi allenare, poi per poter tornare agli allenamenti, diciamo, in condizioni decenti. Non vuole essere un sostitutivo, ecco, è bene che si specifichi questa cosa. Certo, allora dopo questa premessa, ragazzi da casa, si inizia, io lascio la parola ad Alessandro e ragazzi buon allenamento. Grazie.